Salve a tutti i miei interessanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video sono Mr. Electric. E ragazzi, finalmente, dopo praticamente 5 mesi, diciamo, dal 1 aprile però ho registrato a marzo l'ultimo episodio che ho caricato, sono qua finalmente, quasi a settembre, a riportare Pokémon Ultraluna. Allora, mo vi spiego il motivo. La sera mi conviene registrare questa parte in quanto nel gioco è giorno e quindi, diciamo, con appunto la fotocamera riesco meglio a appunto avere una qualità, insomma, riesco ad avere una qualità superiore. Se invece io normalmente registrassi di giorno, dove ho praticamente più ore, ecco, avrei una qualità inferiore. Comunque, ragazzi, allora ve lo dico già da ora, mancano tre parti alla fine del Let's Play, quindi a 30 preciso preciso ci arriviamo, e in questa parte dobbiamo praticamente andare, sì, esatto, dobbiamo parlare con questo marinaio, insomma, per andare all'isola Exeggutor per appunto affrontare l'ultima sfida di Alola e quindi finalmente andare alla via Vittoria e poi al campione. Ecco qua, sì, sono prontissimo, perfetto, e dopo questo, sempre in questa parte, se riusciamo ad arrivare nel luogo, riusciamo anche a far evolvere Crabrawler in Crabominable finalmente. Ho incastrato la pietra lucente affidatami dal tapo di questo super cerchio Z. Anche tu ne hai uno. Solo chi ha i Pokémon protettori della sua parte riceve un super cerchio Z. Va bene, allora Happy. L'ultima prova contro il quarto Kauna, o meglio la quarta Kauna. Ed eccola qua, Api ha quattro Pokémon che se non sbaglio sono Mudsdale e, oddio, Dugtrio, Golurk, oddio, vabbè, sono cambiati giustamente. Ok, vai di Decidueye. Visto che lui è di tipo spettro ed è penso l'unico Pokémon suo di tipo spettro, usiamo Dardassato Spettrale, così mandiamo il KO Golurk. Ok, perfetto. Vediamo Golurk, perfetto. Va KO, nice. Noivern è salito a livello 62 e vuole imparare Tifone. No, prossimo Pokémon di Api, come avevo già detto in precedenza, è appunto Mudsdale. Allora, Fendifoglia non so quanto gli possa fare. Però, ok, non lo manda KO. Sopportazione aumenta la difesa. Però, comunque, prossimo colpo va KO. Aia, 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 aia. Fa male. Perché essendo comunque di tipo buio è super efficace, ma fa il doppio del danno della mossa che abbiamo inflitto prima a Mudsdale. Ok, ciao Mudsdale, perfetto. Ok, usa iperpozione, perfetto. Ciao Flygon. Terzo Pokémon, KO. Vediamo il prossimo. Palossand a livello 63. Ed il prossimo è Gastrodon. Io direi di continuare a lottare perché le nostre carissime mosse di tipo erba fanno un danno quadruplo. Danno quadruplo? Sì, sicuramente. E vabbè, ciao Gastrodon. Ed ecco qua, tra gli Exeggutor abbiamo completato l'ultima prova di Alola. Per la seconda volta, diciamo. Ed ecco il cristallo Z di tipo terra. Il Terrium Z, appunto. Perfetto. Ci mancano altri cristalli, però giustamente li prenderemo tutti. Perfetto, grande prova completata. Ragazzi, ovviamente, ve lo dico ora, nei prossimi 2 mesi caricherò, come ho fatto negli scorsi anni, appunto completiamo il Pokédex di Ultrasole e Ultraluna, ovviamente mi metterò di impegno e lo farò. Qua dobbiamo dirigerci al monte Lanakila, perché è quella praticamente la via Vittoria, e quanto ne so, il monte Lanakila ora è cambiato, è una via Vittoria in poche parole, ma è molto più forte. Ok ragazzi, eccoci qui, vediamo un po', non penso ci sfidi Iridio, se ti pareva. Ok, vai Iridio, dai, sono pronto. Ok, sì, va bene. Le sempre solite, gli stessi dialoghi, pure di sole e luna. Va bene, Iridio, ti asfalto, non preoccuparti. Se questo è quello che vuoi, te lo darò. Allora, ragazzi, sostituiamo Decidueye, che non era in svantaggio, ma di più. E, ok, acrobazia non ci dovrebbe fare niente. E infatti, resistiamo per 4, quindi figuriamoci. Ok, allora, ragazzi, una pietra taglio dovrebbe mandarlo giù. Ok, veleno croce, non ci dovrebbe fare molto, infatti. Perfetto, non ci ha nemmeno avvelenato, ottimo. Pietra taglio e ciao Crobat. Perfetto, livello 64 per Decidueye, ottimo. Ok, prossimo sarà Lucario. Usiamo Baldeali, vediamo quanto gli può fare. Perché comunque l'acciaio sul volante è molto resistente. Brutto colpo, vabbè. Non dovrebbe fargli tanto, però noi lo usiamo lo stesso. Ok, gli fa abbastanza. E ciao Lucario, perfetto. Ragazzi, allora il prossimo Pokémon che manda in campo è Silvallaï. Noi usiamo Crabrawler, che a breve diventerà un Crabominable fantastico. E quindi con una mossa di tipo lotta
Ok, lui è di tipo fuoco, ok, ha lo strumento di tipo fuoco, quindi possiamo usare anche martellata, gran voce, aglia, questo fa abbastanza male, infatti, aglia, martellata, non lo manderà mai KO, infatti. Ah, era uno Zoroark, pezzo di sterco che sei. Allora io direi di mandare in campo il nostro golem solo per fare. Aia, la Cerboso non è che fa tanto male di più. Oh. Ok, c'ho Zoroark, abbiamo usato idrobreccia, perfetto. E livello 61 per Toxapex, perfetto. Prossimo Pokémon penso ora sia Silvallai, giusto? Infatti. Non abbiamo più il nostro carissimo Crabrawler con noi, però va bene, non fa niente. Però ok, di tipo fuoco, ok, che fortuna. Triartigli, Drago Resisti. Ok, perfetto, bravo. Riunisce la difesa, cavolo. Ok. Ah, cavolo. Allora, io direi di curare il nostro Toxapex, altrimenti ci rimane. Ok, perfetto. Idrobreccia e ciao Silvallai, nice. Ok, mi dispiace Ridio. Questa, se non sbaglio, è l'ultima lotta che abbiamo contro di lui. Per favore, curami Pokémon. Hai un'ottima squadra. Si vede che sei un allenatore fuori dal comune, come lo sono state le tue avventure. Va bene, va bene, va bene, va bene. Bene, ragazzi. Allora. Come primo posto in squadra c'ho Decidueye. E continuiamo, proseguiamo. Avranno Pokémon, penso, e dico penso, prevalentemente tipo ghiaccio, non ne ho idea. Però comunque, raga, allora, non so quali Pokémon si trovino, però penso sempre quei Vulpix, Sandslash, Essence, Rudiola. Ok, un allenatore. Ne farò, però taglierò davvero molto affinché possa raggiungere la Lega Pokémon in questa parte. Ok, mando in campo Scyther. Usiamo, raga, Baldeali e praticamente va KO. Ok, ragazzi, allora il prossimo Pokémon che mando in campo è Malamar. Allora, dobbiamo stare molto attenti. Però, se riusciamo ad attaccare prima noi, perfetto, vai Decidueye. Oh, cavolo. Perfetto, ciao Malamar. Ho messo davanti Crabrawler perché se vogliamo far evolvere Crabrawler in Crabominable, beh, ci serve posizionare questo Pokémon nel primo slot. Ok, parte la sfida di Charlotte e il primo Pokémon è Lickitung. Guardate caso, proprio a fagiolo capita il nostro carissimo Crabrawler. Perfetto. Usiamo Zuffa. Raga, questo Lickitung praticamente se ne va via, proprio via, come a casa. Ok, allora il prossimo Pokémon è Goodra, di tipo drago. Ok, perfetto. Ciao Goodra, Noivern intanto mi è andato KO. E ragazzi, finalmente Crabrawler, finalmente si potrà evolvere in Crabominable. Raga, finalmente l'ultima evoluzione. E non è così. E ragazzi, non si è evoluto, ma che cosa? Forse il Monte l'Anachila, questa parte di Monte l'Anachila, qui sopra. Non ho idea, però vabbè, non si è evoluto. E non me ne capacito, sinceramente. Machamp, allora per ora ti sposto un attimo qui sopra. Ok, ragazzi, altro allenatore. Sfidiamolo. Vediamo un po' che Pokémon ha. Ed ha. Ok, Relicant, perfetto. Siamo in vantaggio perché è di tipo acqua roccia. Quindi, Zuffa praticamente la manda KO. Lo manda KO. Raga, intanto già state vedendo che gli allenatori sono molto più numerosi rispetto al Monte l'Anachila di Pokémon Sole e Luna. Ok, allora spingiamo questo mazzo di qui. Ok, bravo Machamp. Prendiamoci questa Pokéball che contiene un Revitalizzante Max. Ottimo. Ok, usciamo. Vediamo un po' ora cosa ci aspetta. Oddio, quanti allenatori. Mi hanno visto come? Come mi avete visto? Vabbè, non so come cavolo avete fatto a vedermi, però vabbè. Ok ragazzi, allora questi allenatori ve li salto tutti quanti praticamente e ovviamente vi farò uno spezzone se i Pokémon sono nuovi che non abbiamo mai visto ovviamente. Ok, perfetto, quindi ci vediamo direttamente arrivati alla fine. Allora ragazzi, allora, che cosa è successo? Sto facendo evolvere, ok, Crabrawler in Crabominable, ma perché? A quanto pare Crabrawler in Crabominable non si evolve all'interno della grotta, ma si evolve fuori la grotta. Ho dato una caramella rara al Crabrawler proprio per appunto farlo evolvere finalmente. In Crabominable, finalmente, dopo praticamente 28 parti, abbiamo la squadra al completo. Perfetto, segniamocelo anche nel Pokédex, ed eccolo qua. È fantastico, mi piace troppo Crabominable, è fighissimo. Vuole imparare Gelo Pugno? Me lo chiedi pure, ovvio che te lo insegno. Facciamo dimenticare Crescipugno per appunto Gelo Pugno.
Almeno così abbiamo una mossa di tipo ghiaccio e direi che è davvero molto buona. Perfetto, entriamo. È diverso il monte dell'Anachila. Necrozma? Sì, condivido la mia luce con quello che vuoi. Ma che sei... Ma che cacchio? Ma che... Ma che cazzo? Ma che... Ma cosa? Ma che dici? Ma veramente? Ma cosa? Ma veramente così? E chi se l'aspettava? Lo giuro, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ma si può catturare quindi, mi stai dicendo? Sì. Sì, si può catturare. Oh, preso. Preso. Al primo colpo. Vabbè. Non so se sia voluta la cosa, sia fatta apposta. Non lo so, però abbiamo catturato Necrozma, ma che cacchio? Ma che cazzo, ragazzi, non capisco, ma veramente. Vabbè. Vabbè, chi se l'aspettava? Vabbè, così, a caso. E no, nessun soprannome. Buttalo nel bog. Ultra Necrozmium Z. Ma che... Ma che cazzo? Ok, Ultra Necrozmium Z. Acromio? Oddio, ma che... Io te lo giuro, raga, non me l'aspettavo sta cosa. Ecco a te l'acrongegno numero 1198. Il Necrosolix. Grazie a questo dispositivo Necrozma potrà fondersi con il Pokémon leggendario Solgaleo. Ah! Ah, ok. E diventare giustamente Ultra Necrozma. Cioè Necrozma Ali dell'Aurora. Ok, questo qua. E poi Crinera del Vespro. E chi lo sapeva? Io no, di sicuro. Ok, allora continuiamo. Andiamo per questa direzione. Ok, dovremmo entrare in una grotta? Sì. Ok ragazzi, altri allenatori. Ok ragazzi, camminando ho trovato questa MT, ovvero gelo raggio. Oddio, oddio, penso che gliela insegno al signor Crabominable. Ok ragazzi, sono uscito dalla grotta, ci sono un bel po' di allenatori, però insomma farò off camera proprio per allenarmi per la Lega, quindi questi allenatori per ora non li considero, visto che comunque i Pokémon li abbiamo abbastanza allenati. Ok, proseguiamo. Verso la destra del monte. E ragazzi, qui si trova un Glaceum Z. Ottimo, quindi questa era la zona per prendere il cristallo Z di tipo ghiaccio. Perfetto. Ok, mando in campo Vanillax. Usa grandine, giusto? Una mossa di priorità. No, sì, di priorità, insomma. Perfetto, va bene, usa grandine. Non ci praticamente fa niente. Usiamo Zuffa e ciao Vanillux. Prossimo Pokémon è Mismagius. Usiamo Decidueye. E diciamo, io direi di usare Sbigo Attacco in modo tale da essere super efficaci lo stesso, ma comunque attaccare prima che lei possa, o lui, lei possa attaccare. Ok, ciao Miss Magius. Ok, ragazzi, ultimi due allenatori, una lotta in doppio prima di arrivare alla Lega in poche parole. Allora ragazzi, i Pokémon che hanno mandato in campo sono appunto Ligilele. E appunto Vikavolt ha usato liofilizzazione che ci può congelare, però usiamo due Pokémon appunto super efficaci. Vikavolt non va KO, peccato per un pelo. Agilità, cavolo, diventa più veloce giustamente. Ok, ciao Glalie e ciao Vikavolt. Toxapex livello 63, ottimo. Usa Vortex Palla, aia, super efficace. Ah, vabbè, ciao Crabominable. Allora, usiamo Dragartigli su Bisharp. Non gli facciamo tanto, infatti. Usiamo Metal. Ah, Metal Testata fa male. Vabbè. Ok, ciao Bisharp, perfetto. E raga, quel Fortress è veramente fastidiosissimo. Ha evitato. Esplosione. Va bene, ok, ce l'abbiamo fatta perché ce l'abbiamo fatta. Però va bene. E quindi, ragazzi, finalmente, finalmente siamo arrivati sulla vetta del monte Lanachila. Ragazzi, allora io direi che ci fermiamo qui per questa parte. Siamo arrivati in cima e nella prossima parte faremo i Super 4 e nell'ultima parte il campione, chiunque esso sia,
con appunto i titoli di coda e l'annuncio per qualcos'altro. Ragazzi, supportatele queste ultime tre parti, visto che comunque sono le ultime tre di Pokémon Ultraluna e di un Pokémon per il 3DS. E ragazzi, quindi cosa dire, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare, lasciate tantissimi pollici in su, commentate e condividete. Ci vediamo in un prossimo video. Qui da Mr. Electric è tutto e arrivederci.